adesso questa può essere una cosa anche giusta, ma bisogna che pensino anche a tutto il resto, perché è vero che anche i pensionati si trovano in difficoltà, però anche nel settore nostro, per dire, voglio dire, è un barfa. Certo, e quindi voglio dire, da noi nel nostro settore le difficoltà sono enormi, perché ci troviamo con bollette raddoppiate, con cifre, insomma, io nel mio piccolo, chi ha l'attività più grande comunque, con costi insomma che a fine mese incidono. Andando avanti di questo passo non so dove andiamo a finire. Quindi secondo lei ci vorrebbe una tanto, ma anche per le imprese? Sì, dovrebbero dare un sostegno, insomma bloccare i prezzi, cioè agevolare anche le imprese tutte, sennò vuol dire qui alla fine non si assume più, le aziende chiudono, cioè tanto alla fine... Tutto un giro. Cioè, uno si ritrova a lavorare, a fare tantissime ore per pagare poi le varie eventi, le esigenze pubbliche, diciamo, private, bollette e quant'altro. E quindi si spera bene, ma io non sono molto ottimista comunque. Sicuramente può aiutare nella gestione familiare di tutti i giorni, ma anche per incentivare un po' il potere d'acquisto sicuramente. Diciamo che oltre a questo bisogna sicuramente intervenire anche per quanto riguarda il cuneo fiscale per le imprese. Solo un punto di partenza, e quindi bisogna sicuramente influire di più, dare di più, ripeto, sicuramente ai lavoratori, alle imprese e a tutta la filiera, per poter avere poi per diciamo il cliente finale potere d'acquisto, perché se poi non c'è un potere d'acquisto finisce tutto il discorso economico, quindi questo è fondamentale. Ben venga, però che non sia un caso sporadico. Purtroppo bisogna abituarsi che servono degli aiuti, servono aiuti importanti che non siano una tantum ma siano continuativi nel tempo. Purtroppo appena usciti da questa pandemia, da questo momento di difficoltà, ci vorranno almeno questi 3 anni per cercare di tornare a pieno regime e recuperare quello che purtroppo si è perso, sia come attività imprenditoriali, sia come dipendenti che purtroppo sono stati fermi avendo a disposizione soltanto cassa integrazione, comunque stipendi che purtroppo a volte spesso non sono arrivati o sono arrivati in ritardo, quindi ci sono delle situazioni pregresse che vanno sistemate e per questo serve tempo e aiuto da parte dello Stato. Invece voi, per quanto riguarda le bollette di luce, energia, quindi gas, quanto è aumentato? Quanto sono aumentati i costi? Gli aumenti sono stati molto molto importanti, c'è stata la corsa anche di diversi imprenditori a cercare di cambiare diciamo fornitore di energia elettrica, però non è stato quello insomma l'arma vincente, perché purtroppo sono tutte aumentate, si fa la corsa a cercare di spendere il meno possibile, quindi a cercare di utilizzare anche quelle che sono le luci o quant'altro soltanto nei momenti di vero bisogno e cercare di spegnerle magari quando non c'è la necessità. Però purtroppo sono difficoltà che ci sono, che persistono, e non saranno sicuramente questi 200 euro, questi pochi spicci insomma a cambiare la situazione. Sicuramente questo è un gesto importante intanto appunto per le persone fisiche, per le attività sicuramente serve un aiuto maggiore, perché comunque le utenze, le difficoltà che può avere un'attività sicuramente in maniera proporzionata non sono le stesse, non hanno gli stessi importi delle utenze di un'abitazione.